120 giorni negli angoli più remoti del sud-est asiatico, fondere il motore in Vietnam, trovarsi un allevamento di funghi magici in Cambogia, piangere dal dolore in Malesia e lavorare con dei contadini in Thailandia. Queste e molte altre avventure che normalmente nessuno potrebbe mai vivere in tutta la propria vita. Tutti quanti noi, quando si vuole fare un viaggio, lo organizziamo con mesi e mesi d'anticipo, soprattutto se intercontinentale. D'altronde, chi è che ha voglia di perdere i propri soldi in qualcosa che potenzialmente potrebbe non piacergli? Solo che non solo non sto tanto bene con la testa, ma in più avevo anche un sogno da realizzare, che posiamo per il momento. Di conseguenza, la cosa più sensata che potessi fare era quella di partire senza nessuna certezza, nessun volo di ritorno e nessun posto prenotato dall'altra parte del mondo per realizzare quello che poi avrei chiamato Progetto Snake. Nome derivante dalla semplice forma del percorso soltanto abbozzata, che non indicava nessun punto preciso dove andare, ma dava un'informazione molto più importante, un obiettivo da raggiungere. Il piano era apparentemente semplice: arrivare a Singapore e attraversare Malesia, Thailandia, Cambogia e Vietnam, dove non avrei incontrato nessuno se non Loka, con il quale l'unico modo per comunicare è a gesti. Ora, tenetevi forte che vi porto insieme a me in uno dei viaggi più incredibili che potreste mai vivere in tutta la vostra vita. La figata più assurda sarebbe partire dalla fine di questo viaggio, quando ormai disperato e senza una via di fuga, dalla strada compare il mio angelo custode, un camionista vietnamita che cambierà radicalmente la fine di questo viaggio. Solo che probabilmente è molto più saggio partire dall'inizio, come ogni storia che si rispetta. Inizio che non è stato per niente così epico. Alle 5 di mattina, di una piovosa, triste e fredda mattinata di gennaio, mi reco in quello che viene considerato l'aeroporto più famoso del mondo. Aeroporto di Napoli? Scherzo. Per poi, dopo 24 ore di viaggio, dove il sonno è stato un optional, arrivare tutto scombussolato in uno dei posti più famosi, ricchi e tecnologici del mondo. Niente, adesso sono arrivato, ma non ho un posto dove dormire. Se per un attimo andate leggermente di fantasia, immaginate di stare dall'altra parte del mondo, senza sapere dove andare, senza sapere dove dormire, in un posto dove non siete mai stati. Bene, quella era la mia situazione. La cosa più logica e importante da fare all'inizio, che farebbe chiunque, è stato quello di cercare l'alloggio per la notte. Mi sono recato in uno degli hotel più economici della città per risolvere questo primo gap. Dopo un minimo di assestamento muovevo i primi passi per comunicare quello che poi, detto fra di noi, potremmo benissimo chiamare il viaggio della speranza. Ricordatevi questa parola, speranza. In seguito ci sarà utile. Vorrei capire che si fa, dove si va, dove mangio, cosa faccio. Dando così vita all'episodio Snake 00. Bene, vi do il benvenuto a Singapore. Che skyline. Oh, sono scivolato. Erano gli starter definitivi. Da lì cominciava il progetto e non c'era via di fuga. C'è una cosa che però non vi ho detto fino ad adesso. In tutto questo, come se già sopravvivere in 5 paesi diversi, dove non ero mai stato, non bastasse, ho avuto la brillante idea di pormi come obiettivo quella di realizzare un video al giorno, dei daily vlog, come quelli che anni fa realizzavano i più grandi su YouTube. Idea che fin da subito si è rivelata per quella che era, autolesionista. Stava iniziando un incubo che sarebbe durato 4 mesi. Ancora rincoglionito dal trauma dell'inizio, in piena notte mi muovevo verso il paese successivo, dove sarebbe successo di tutto, nel bene e nel male. In quel momento la mia unica fonte di sollievo era l'autobus su cui viaggiavo, percezione completamente distrutta dal pizzo che è stata dogana e dal fatto che una volta arrivato erano le 5 di mattina, ritrovandomi per le strade buie di una città semideserta dove a ogni passo vedevo delle zoccole tante che da lontano erano facilmente confondibili per gatti. E come se non bastasse, a ogni angolo rischiavo di essere rapinato da un tossico, però dettagli, andiamo avanti. Città che di giorno avrebbe cambiato completamente aspetto. Ero arrivato a Kuala Lumpur, la capitale. In un secondo momento però scoprì di aver sbagliato tutto lo zaino, faceva troppo caldo e avevo poche cose tecniche. Fortunatamente scoprì ben presto che quella una volta meta esotica, madre di San... è ormai
parte del mondo globalizzato. La questione si risolse al meglio con l'acquisto di vestiti da guru. Qua adesso veramente posso andare ad abbracciare gli alberi con tanta felicità. E l'iconica maglietta blu che avrebbe caratterizzato tutto il viaggio. Da lì a poco salutai Kuala Lumpur. Non prima però di aver assaggiato l'ananas burger del McDonald's. Sì, avete sentito bene, ananas burger. Non provatelo. Vado in direzione Cameron Valley, la valle del tè. Posto incredibile, immerso nelle foreste malesiane, dove fin da subito ho rischiato di morire. It's dangerous. Mi sono creato la scorta di questi tre nepalesi. Ora, nonostante dai video non si noti minimamente, io avevo cominciato a stare molto male. Febbre, mal di testa e stomaco a pezzi. Ma non ne volevo sapere niente, evitando di ascoltare il mio corpo. Questa mia arroganza ebbe fine ben presto, quando per caso mi ritrovai a mangiare in un posto che a posteriori non consiglierei nemmeno al mio peggior nemico. Se mi fa mangiare bene e non mi viene la cacarella, venite qua. Non auguro a nessuno quello che è successo dopo. Dissenteria pura. Provate a immaginare di stare da soli, dall'altra parte del mondo, su una valle della Malesia, dove da che il giorno prima facevate qualsiasi cosa, all'improvviso vi ritrovate bloccati in un letto, con la febbre altissima, doloranti ovunque. Dal più semplice crackers alla più pura acqua, una volta ingerita, vi ritrovate subito in bagno. Bene, quella era la mia situazione. Isolato e fottuto. Però la mia più grande paura era pensare che fosse finita così. Che probabilmente sarei dovuto tornare in Italia per problemi di salute. Per me questo viaggio non è il viaggio perché non c'è un cazzo da fare nella vita e allora vai a fare sto viaggio. Veramente ho lasciato tutto, ho messo i soldi da parte. Bloccato in un limbo, tra letto, cesso e insonnia, tutto questo durò più di 168 ore. Il morale era sotto i piedi. Quello che non sapevo però è che da lì a poco avrei fatto delle cose incredibili. Ancora molto rincoglionito, ho preso direzione Georgetown, un'isola distante mezza giornata di viaggio, ricominciando a pieno ritmo, rubando il lavoro ai local e rimorchiando. Andiamo a mangiare il gelato al supermercato, because it's cheap. Per poi, anche con una certa fretta, andare sull'isola di Langkawi. Non prima però di aver dato qualche consiglio di viaggio. Da indole da buon napoletano, una volta che metto lo zaino, se non chiude, ma col cazzo che salgo. C'è gente che addirittura mette i documenti negli zaini, li lascia così, gli rubano lo zaino e magari dici vabbè non succede niente e poi succede, ma in più ci metti pure i documenti, allora te lo meriti. Lì le attività si sono intensificate per mille. Nella lista abbiamo Bally, Trash con Transformer e Gigi D'Alessio. Mini intervista a un nomade digitale. Da quanto tempo non hai uno smartphone? Ma è sempre stato senza. Dormire in una baracca. È un misto fra un ostello e un accampamento di barboni. Diventare un atleta. Farmi bello. Questo è quello con cui mi depilate le palle. E mangiare il cornetto Algida più economico della storia. Tutto bellissimo, ma in me cresceva l'esigenza di realizzare qualcosa di ancora più potente, dando un punto di vista che nascondiamo sempre. Oggi volevo mostrarvi questo. Era il format del mio diario, dove ansie, paure, preoccupazioni, dubbi venivano fuori, senza nessuna maschera e nessun filtro. Arrivati a questo punto, la mia avventura in Malesia era quasi giunta al termine. Ero lì da ormai più di un mese, senza mai smettere di realizzare contenuti, dormendo 4 ore a notte. Da lì a poco stava per iniziare un periodo d'oro di questa avventura, fiondandomi nella meta per turismo sessuale più famosa del mondo. Ritrovandomi fin da subito sballottato avanti e indietro da local, raccogliendo legna, friggendo banane, andando in motorino come si fa a casa mia. Quetiao! Perfetto, non so cosa abbia detto, ma va bene. Ragazzi, mi sento a Napoli. Introfulandomi in un villaggio di pescatori, realizzando intro che rimarranno nella storia. Oggi, insieme a una persona inaspettata. E ciliegina sulla torta, fare scuola di cucina a un thailandese. Passati diversi giorni, mi resi conto che volevo andare in posti ancora più remoti. Ma potevo mai muovermi come fanno tutti quanti? Tre fogli di carta e tanta speranza. Adesso, l'unica cosa che si può fare è prendere la nostra direzione e aspettare. Siamo nel viaggio!
cazzo, siamo nel viaggio! Ore e ore passate sotto al sole cocente della Thailandia. E tanti passati. Con Kram. Ripagando le persone che mi aiutavano in maniera altrettanto alternativa. Tutto questo casino per arrivare più o meno qui. Perché? Boh. Capitato. Ritrovandomi poi a dormire in un posto semi-abbandonato che potrebbe sembrare un manicomio, che potreste giudicare come triste e pauroso. Infatti lo era. Quello che però scoprì successivamente fu incredibile. A pochi passi da lì c'era un mondo totalmente diverso, sfruttandolo al massimo facendo cose come raccogliere l'erba per le mucche, trasportare cavalli e anche oggi, nuovo giorno, nuova avventura! Diventare una signorina pelatrice di manghi, fare un record di passaggio sulla stessa strada andando avanti e indietro per un'ora, per poi concludere facendo un annuncio importantissimo. Abbiamo raggiunto i 1000 iscritti. Questo tramonto rappresenta l'alba dei 1000. A proposito, vi siete iscritti? E ricordatevi di attivare la campanella. Ora, essendo il mio obiettivo vivere un posto come se fossi un vero local, uno di quei giorni dove chiunque potrebbe essere particolarmente ispirato, non avendo proprio un cazzo da fare, ho avuto la brillante idea di procurarmi un biglietto di terza classe, prendendo un treno notturno di 14 ore senza porte. Per il brivido del viaggio, ed è, ecco qua. Nel comfort più totale per arrivare in una delle mete più fighe e controverse di tutto il mondo. Bangkok. Ancora non lo sapevo, quel posto era la linea di confine per quello che poi sarebbe stato un viaggio devastante. Sto andando oltre, facciamo un attimo un passo indietro. In un primo momento, treccine tattiche e frequentazione dei quartieri a luci rosse per documentarli. Droga, prostituzione e degrado, quanta ne volete. A dire la verità, per molti è il paradiso. Per me è stato l'inferno. Mi devo andare da Bangkok. Mi devo andare da questa città. È deleteria. È deleteria, veramente. Se volete saperne di più, vi lascio il link in descrizione del video dedicato. Finendo con Bangkok, prima di andare nella meta più ostile e pesante di questo viaggio, vi siete già dimenticati del format del mio diario? In Thailandia ci sono stati dei viaggi interiori incredibili, con altrettante prese di coscienza. Mi sono reso conto qui, solo qui, in un paesino imperduto della Thailandia, che ho sempre creduto in quello che volevo fare, anche perché sennò non avrei raggiunto i miei risultati, ma non ho mai creduto realmente al 100% in me stesso. Benvenuti nel traffico della Cambogia. In quest'ultima tappa, dove l'obiettivo finale a noi si avvicinava sempre di più, come mio solito non avevo né una meta né un posto dove andare a dormire. In un primo momento, muovendomi totalmente a cazzo, mi ritrovo in una macchina di un apparente ricco cambogiano. E solo dopo altre disavventure arrivare nella millenaria Angkor Wat, sede di uno degli imperi più grandi di tutta l'Asia, ormai tramontato, quello degli Khmer. Come solito, nei giorni successivi mi sono fatto subito riconoscere, recensendo mercati dell'era coloniale francese, rompendo le palle alla gente. Grazie Jimmy. Per poi alzare sempre di più il livello, seguendo il mood avuto fin dall'inizio di questo viaggio. Il fatto sta che oggi è uno di quei giorni dove non so cosa succederà, non so dove andrò, ma l'unica cosa che ho è la sicurezza del fatto che se mi muovo qualcosa accadrà. Quindi, occhiale, caschetto, salutiamo Narin. A dopo. Nuovo giorno, nuova avventura! Sgommando su strade inesistenti e facendo rifornimento in maniera totalmente alternativa. Va benzina con la Pepsi. Claro! Immergendomi così nelle periferie più assurde, arrivando in posti dove teoricamente era meglio non andare. No, comunque mi sembra che sia casa di qualcuno. Ma che posto è? No, incredibile, è una coltivazione di funghi. Attraversando fiumi in maniera anticonformista. Vamonos! Mi sento un po' sul traghetto con Caronte e gli Inferi. A salire ci siamo saliti. Ogun. Arrivando infine in posti che avrei tanto voluto non conoscere, in mezzo a 1000 carcasse di pesce che loro stesse avevano tagliato, e fiumi di sangue, c'erano vermi ovunque, concludendo con un museo ex liceo, un tempo luogo di orrori. Ed è stato proprio lì
in Cambogia, in un posto così lasciato a se stesso e devastato, che emergevano consapevolezze potentissime. Non è tanto importante cosa tu faccia, ma è importante come lo fai. Anche se hai poco, però se lo fai bene, diventa eccezionale. Un po' come questo tizio che fa il barbecue con quasi niente, che però, rispetto al resto, è un'oasi nel deserto. Nonostante tutto mi muovevo con un'energia spaventosa, ma internamente stavo morendo, poco a poco. Ci è mancato poco così che non prendessi un biglietto di ritorno. Tutto quello che sento in questo momento è scombussola e tristezza per quello che vedo. Fortunatamente non ho mollato. Dico fortunatamente perché in Vietnam cambiò tutto. Lì pienamente rotto le palle di essere dipendente da mezzi e persone, d'altronde a chi è che piace esserlo, venne tutto amplificato dal capire la seguente cosa. Partiamo dal presupposto che qui in Vietnam se non hai due ruote non sei considerato nemmeno come un essere umano. Oggi ho una missione importante. Cerco una moto. Dove? Boh. Però sono sicuro che se mi muovo qualcosa accade. E lì una motobike. Ok. Vi presento Speranza. Nei giorni successivi avrei dormito in questa casa sperduta nel nulla, immersa in una foresta di lattice. Bellissima! Di giorno, di notte, vi cacate letteralmente sotto, perché qui non c'è niente intorno. Per andare nella città più vicina ci vogliono 10 minuti di moto e non ci sono luci per strada. Se non state minimamente bene con voi stessi, cominciano a emergere tutte quelle paure del tipo qua se mi uccidono nessuno mi trova più, adesso entra il lupo mannaro, se vi doveste immedesimare in me sono da solo, cioè nemmeno a dire sto in compagnia di qualcuno, no, cioè se succede qualcosa sono fottuto. Vi do una piccola sfumatura di colore dicendovi che la prima sera arrivando sono stato picchiato da una rana. Sto in bagno, mi leggo un libro, sto così e a un certo punto da quella giara lì compare una rana tutta marrone, grande così, c'ho una foto, mi salta addosso, scivolo e sbatto la testa contro la giara. Era ufficialmente iniziata una nuova era. Benvenuti al primo motovlog di Speranza. Successivamente esperienze colme di emozioni come visitare posti incredibili. Foresta vietnamita, risaia. Foresta vietnamita, risaia. Recensioni immobiliari. Questo con un camion si è fatto una casa. Situazioni fuori dall'ordinario. Imparare ad aprire lattine di alluminio con i denti. Mangiare a casa di meccanici quello che forse era un cane. Sì. La prova del 9. Dai. Vado, dai. Per poi attraversare ponti tibetani sospesi nel nulla di notte, pescare birre nelle montagne sperdute. Ma sei andato a pisciare o lo stai cercando il cazzo? Le stesse montagne dove l'11 aprile, uno dei giorni più importanti dell'anno, tanti auguri a te. No. Perdendomi successe una cosa incredibile. Tuan, fa il compleanno quando lo faccio io. Happy birthday to you. Adesso mi dovete dire quante coincidenze ci sono nella vita che vi trovate nelle montagne sperdute del Vietnam, dove non c'è nemmeno la luce di notte, dove vi perdete e il giorno in cui vi perdete vi aiutano delle persone che poi vi invitano a una festa di compleanno il giorno del vostro compleanno in maniera tale da poi dividere la torta con quella persona mentre viaggiate da soli. E ditemi se non sembra tutto un film. Se vi va, scrivetemi un commentino di qualsiasi genere, rispondo a tutti. I giorni passavano e ormai mi ero quasi dimenticato di stare dall'altra parte del mondo facendo gli ultimi 2000 km che mi dividevano dal traguardo con una moto raffreddata d'aria che non si muoveva da terra. A 50 all'ora tutto il tempo così. Siamo quasi vicini alla meta. Lì mi sentivo imbattibile, come se nulla di brutto potesse accadere. I miei sogni di gloria finirono ben presto. 200 km dal traguardo. Non c'è tempo da perdere, c'è solo da camminare. Completamente sudato. Cioè, vabbè. Allora, il grosso è stato fatto. A parte pericolosa. Le priorità sono
trovare un meccanico, che forse è il tizio dove sto sa dov'è, e il posto dove dormire. Tutto il resto verrà da sé. Di seguito, aiuti improvvisati, notte in un hotel sperduto nel nulla, semi-abbandonato, meccanico di fortuna. Questo è il pistone che è completamente distrutto, disintegrato. Non ci sono pezzi di ricambio, non c'è niente. Speranza è praticamente smontata. A 200 km dal traguardo ci ha abbandonato. A questo punto l'unica cosa che potevo fare era farmi forza ripartendo alla vecchia maniera. Si comincia, vecchi tempi! Tra motorini e ventilatori, qui sono la cosa più facile che hanno potuto mettere su un motorino. Primo passaggio, perfetto. Però quello che mi avrebbe aspettato dopo non ha prezzo. Non ci credo! Hello! Il mio sogno è sempre stato quello di salire su un camion in Vietnam. Passando un'intera giornata col mio nuovo compagno di viaggio nel comfort più totale. Sto pisciando sotto in una maniera incredibile, però come faccio a dirgli di fermarsi? A questo punto erano passati 120 giorni, 4 mesi. L'arrivo a destinazione fu memorabile. Che sono arrivato ad Hanoi! Che arrivo epico! City Center a noi. City Center a noi. Non l'ho dovuto nemmeno cercare. È venuto lui da me. Ve l'ho detto che la parte difficile è finita. Che roba assurda. Ci mancava poco che non si saliva la tangenziale al contrario. Spero che questa avventura sia diventata anche un po' vostra. Sono stati quasi 10.000 km totali, di cui 2.000 fatti in moto in Vietnam. Concludendo, voglio essere onesto con voi. Vi ho mentito. O meglio, in questo racconto per la maggior parte potrebbe sembrare quasi tutto epico, ma non è stato così. Partendo da Singapore, poi in Malesia e infine in Thailandia, ogni mattino combattevo con ansie, preoccupazioni e paure. Un po' quando vi capitano quelle giornate dove vi svegliate di merda e state male tutto il giorno. Così per tutta la durata. In Cambogia invece per te stavo letteralmente morendo dentro. Ho visto persone denutrite, bambine di 8 anni camminare scalzi alle 8 di notte in cerca di cibo da soli e tristezza ovunque. Mentalmente quella cosa mi stava logorando. Invece il Vietnam, ho fatto delle cose assurde, bellissime. L'unico problema è che stavo sempre di più da solo e il cervello aveva cominciato a fare dei giochetti strani. Lì sono cominciate le paranoie. Ogni sera credevo che qualcuno mi venisse a uccidere senza motivo e al minimo dolore pensavo di star per morire. Mi sentivo sempre debole e le paranoie aumentavano sempre di più. Una cosa pericolosissima. Tutto questo incorniciato dal fatto che ogni giorno dovevo capire come muovermi, dove andare, cosa mangiare e dove dormire, con in più la preoccupazione di dover realizzare, montare e caricare un video. Ho cominciato questa avventura per inseguire un sogno che non mi ha mai abbandonato, fin da quando avevo 10 anni, andando a fare una cosa di forza senza nessuna preparazione. Ho sempre sognato di usare YouTube come strumento per caricare contenuti pazzeschi, dove avrei potuto esprimere tutta la mia pazzia, la mia follia, la mia inventiva e la mia voglia di muovermi costantemente e continuamente per inserirmi nelle situazioni più assurde. Da quando ho scoperto YouTube c'è sempre stata una sensazione viscerale, profonda, che non ha niente a che fare con che bello, nella vita faccio lo YouTuber, se non me ne frega un cazzo di quella roba lì. È un qualcosa di intenso, di potente, è un qualcosa che quando l'ho visto ho detto sta roba deve essere mia. Ci ho messo tanto per caricare il primo video, almeno 15 anni. Tutto molto bello, tutto molto romantico per certi versi, fatto sta che questo progetto è stato un fallimento. Un fallimento. L'insegnamento più grande è stato quello di scontrarmi contro un muro più grande di me. Una diga enorme, fatta di pianificazione e studio, senza le quali fare il passo successivo è impossibile. Sono molto bravo nella pratica, a menarmi, andare nei posti più assurdi e uscirne fuori, ma nella teoria pecco tantissimo. Credo profondamente che nessun sogno è impossibile, però nulla viene per caso. Poco fa vi ho detto che tutto questo è stato un fallimento. Ve lo confermo, questo progetto è stato un fallimento. Il fallimento più bello della mia vita. Uno di quei fallimenti dove o cresci o cresci. Uno di quelli che mette le basi per un cambiamento.
ora, se tutto questo rimarrà un sogno o meno, solo il tempo ce lo saprà dire. Quello che è sicuro è che il cambiamento c'è stato. E io, come questo canale, non sarò più lo stesso. Non smettete mai di inseguire i vostri sogni. Se non va la prima botta, probabilmente dovete soltanto calibrare il tiro. L'avete capito, no? Inception, il sogno, non si sa se succede o non succede, se sei in un sogno o meno. No? Avete visto Inception? Dai, era carina come uscita. Eh? No? Vabbè. Alla prossima!